Bene Armando, ciao, ci vediamo stasera, dopo un po' che non registravamo più. Comunque stavo, volevo avvertire che a chi non rice- per chi non riceve, per quello, cioè, per quello che ci ascolta, che magari non ricevono i mess- i, le notifiche da Aurora, questo organo di formazione, che onestamente ne indovina tutto e finora non ne ha sbagliata una, devo dire, e parla del successo della Russia in politica estera, che sta scalzando gli americani dal vicino Oriente, e sembra che gli americani si stiano quasi quasi, insomma, ritirando un attimino, cioè insomma hanno capito che non possono più andare oltre, già oltre che sono andati, e allora dopo che hanno fatto la figuraccia infame con la Siria, ormai stanno rivedendo tutte le loro posizioni e hanno capito insomma che i propositi di fare il poliziotto del mondo o di imporre un nuovo ordine mondiale come vogliono loro non può reggere, non può andare avanti, anche perché costa con interessi molteplici, sia non solo delle grandi potenze che sono emergenti, ma anche di altri stati, insomma, che non potrebbero accettare quella pazzia di piano che da anni loro hanno preparato. Prima di cominciare, io volevo presentare un libro scritto da uno storico molto bravo, Pietro Cappellari, che alcuni che degli amici di Abamezia conoscono, e il libro in questione è questo, per i 150 anni, diciamo, dell'Italia, il titolo è Una patria, una nazione, un popolo, Herald con l'H, Herald, editore, Roma, ecco qua, vediamo un po' se riusciamo a far leggere anche l'editore, aspetta un attimo, vediamo un po', è qui, vediamo un secondo, con il mio dito indice, eccolo qua. Ora questo. Sì. Ora ecco, sì, ecco, qua. Ecco qua, lo faccio vedere agli amici che sono interessati a questo. Nel frattempo vorrei anche reclamizzare giustamente anche un'opera bella che ha scritto Stefano Fabei, uno storico di Perugia, insegnante per i tipi della Mustia, sul generale Nicchiarelli, generale delle Brigate Nere, e anche altre opere che ha fatto Fabei, lodevole, su Borgo Pisani, sugli ebrei, sui soldati ebrei di Mussolini, sempre editore Mursia, e ha dato merito a Fabei, che comunque anche lui è uno, secondo me è uno storico di punta, almeno per quello che riguarda quello che ho letto io della storia del XX secolo. A proposito di questo libro di Cappellari che ho detto prima, vorrei leggere, ci metto 3-4 minuti, la premessa che ha fatto lui, una paginetta, ma molto significativa di quello che è lo stato attuale dell'Italia. In sostanza, Cappellari scrive così, dice, 150 anni, questa, ci dicono, è l'età della nostra nazione, ma ne siamo sicuri? Non sappiamo, eppure gli argomenti in contrario ve ne sarebbero iosa. Comunque sia, ecco che l'Italia ufficiale, tra virgolette, scopre di avere una storia. Dopo anni di oblio, certamente un passo in avanti. Ma quale storia? E qui una rida di voci, di tesi e di grida in cui si rischia concretamente di perdersi. Ognuno cerca di tirare verso la sua parte. Il vestito unitario, omaggio postumo, quanto sospetto, a un'Italia che probabilmente non esiste più, non solo per il seppellimento volontario dei valori nazionali cui abbiamo assistito in questi ultimi 60 anni, ma anche per le derive federaliste verso le quali è naufragata un'intera casta politica. Il compleanno di un'Italia che non v'è più, abbiamo detto, forse esagerando. Ma quale futuro attende le nuove generazioni di italiani? Quale futuro avranno valori assoluti come quello della patria, della nazione, del popolo in un mondo globalizzato? Lo scenario di per sé è decadente. Abbiamo accennato alla strumentalizzazione politica che verrà fatta di questo evento. Tutti oggi cercano di elevarsi a rispettosi amanti dei valori patriottici. Così un governo di centrodestra che vara riforme federaliste e con ministri che si dissociano dai festeggiamenti. Così un'opposizione di centrosinistra che si erige, dopo decenni di internazionalismo e cosmopolitismo, a paladino dell'unità nazionale, in modo da poter sfruttare l'evento in funzione antileghista.
In questo scenario surreale non stupirà che un uomo di sinistra come Benigni, genio di cultura indiscusso, si innalzi sul palcoscenico di Sanremo, vero altare sacro di questa Italietta, per dirci come amare la patria e quanto amarla. Da che pulpito viene la predica, verrebbe da dire. Ma è un mondo che va in rovina, evolutivamente parlando, e ciò non deve stupire, così come non deve stupire che, nel flusso di milioni che usciranno dalle casse dello Stato per gestire al meglio lo storico anniversario, saranno organizzati centinaia e centinaia di eventi che con il valore della patria, della nazione, del popolo, non avranno nulla a che fare. E intanto, nel cimitero di guerra del Risorgimento, i sepolcri degli eroi dell'Unità Nazionale, i monumenti di quell'epopea rimangono abbandonati a loro stessi, tra immondizia e degrado, senza che nessuno si scandalizzi. E questo è il vero volto dell'Italia di oggi, che si prepara a festeggiare il suo, tra virgolette, compleanno. Una discarica morale, politica, materiale. Eppure vi fu un'altra Italia, che non è quella dipinta dall'ideologia liberale oggi imperante, è quella che ebbe per protagonisti migliaia e migliaia di italiani, milioni, che, di là di ogni ideologia politica, seppero combattere e morire per una più grande patria. Con questo lavoro abbiamo provato a raccontarvi di quell'Italia, certi che fu nell'azione di quegli eroi che si spasmò la nostra nazione e si concretizzò il Risorgimento italiano. A quei proscritti, a quei dimenticati, vada il nostro omaggio. Che il loro gesto siano nuovamente il germoglio di una grande Italia, più libera e indipendente di quanto non sia oggi. E questo è, diciamo, il sunto in cui si potrebbe discutere. In effetti, devo dirti che anche se questa premessa capellare, insomma, è abbastanza realista, anche se un po' pessimista, ma io credo di dire che se si va da ogni italiano, come dire, sotto sotto, in fondo, insomma, il senso di appartenenza lo sente, non è che lo vuole abbandonare, lo vuole buttarlo via, è che purtroppo il problema dell'italiano di oggi è questo, che non ha più punto di riferimento, è una nazione abbandonata a se stessa, indifesa, in balia dei capricci altrui, e che, insomma, qui ne convinto i colori. Se uno guarda la storia di questa Repubblica, dal 28 aprile del 45, già con l'assassinio di Mussolini, che hanno paura di dire, non solo hanno paura di dire perché l'hanno ucciso, ma hanno anche paura di dire come lo hanno ucciso addirittura, anche questo, è già questo deve farla pensare sulla bontà di questa Repubblica, per non pensare al primo scandalo di quelle ore lì, cioè la Tangentopoli dell'Alto Lago di Como, cioè dove i partigiani di varie correnti politiche si divisero o fecero sparire quello che erano il loro della Repubblica Italiana, o meglio, l'avanzo di gestione della Repubblica Italiana, che fu di 21 miliardi e 900 milioni dell'epoca, pari a circa 60 milioni di euro di oggi, che purtroppo sparirono questi soldi, stranamente, no? Poi dico che il fascista l'ha rubato, ma qui lasciamo perdere. E poi per non parlare di altri tanti scandali, il caso di Salvatore Giuliano, la morte di Pisciotta, i giudici assassinati, tanti, i carabinieri uccisi, tanti, bombe, stragi, che ancora oggi nessun giudice ha fatto giustizia, nessuno, due addirittura le autorità governative, nonostante che sanno chi è stato e sanno tutto, fanno finta di nulla, barando, impogliando la gente, basta vedere a caso Ustica, da 30 anni che prendono in giro tutti, nonostante le prove che hanno portato e tutto quanto, ancora che sono lì a dire, ma, cioè, cose pazzesche, prese in giro, giudici compiacenti, giustizia allo sbando, cioè, voglio dire, ce ne da veramente tantissimo contro questa Repubblica che è nata in maniera illegale, col tradimento, con l'ignoranza, la malafede di una classe di pupi asserviti agli interessi stranieri, che sono stati messi lì dalle benedette straniere a gestire un paese per conto terzi, perché l'Italia praticamente dal 45 ad oggi non è più nemmeno con SPA al servizio dei loro signori. Questa è la realtà dei fatti. E poi abbiamo un debito pubblico, insomma, non so se mi spiego, in ogni modo se ne sarebbe tanto da dire. Quindi, voglio dire, con tutto quello che è successo e mancando una classe politica veramente degna di tale nome, che facesse l'interesse della nazione Italia, è ovvio che nella maggioranza italiana, o meglio italiana quasi tutti direi, c'è uno scoramento, c'è stato appunto
è una sfilacciamento di valori, è ovvio, è uno sbandamento. Però parlando di esperienza, ti dico che ogni italiano, se tu ci parli poi a tu per tu, ma oppure a piccoli gruppi, e gli parli certe cose le sente, però non le coltiva, perché? Perché dall'alto c'è sempre stata, da 45 ad oggi, una politica antinazionale, cioè nel senso che qui solo in Italia succede che ti fanno vergognare di essere italiano, ti fanno vergognare se esponi la bandiera, ti fanno vergognare se parli di Italia, di nazione, di patria, di famiglia, cose qui, cioè veramente è assurdo, cosa che se tu vai in Francia, in Svizzera, in Austria, per dirne uno, ma anche in altri paesi d'Europa, ma potete anche nel mondo, una cosa del genere proprio non esiste. In Italia sì, e questo è di far pensare. Hai detto bene, secondo me è proprio una volontà quella di far odiare la propria patria, smettere l'italiano, farlo passare per stereotipi criminalizzati, si potrebbe dire. Tutto il peggio possibile, perché onestamente è qualcosa di orripilante, di infame, perché devo vergognoso dir poco. È una cosa che io penso, gli italiani si devono rendere conto di queste cose. Manca purtroppo il padre della patria, che non c'è più, cioè non c'è più ormai da 45. A me mi dispiace anche per certi antifascisti, no, che vivono, cioè detto francamente, per quanto parlando a un tiro personale, io me ne frego un cavolo di queste etichette fascista, antifascista. Però oggi si parla della guerra contro il fascismo o di cazzate del genere, si parla di un sacco di minchiate, ma guarda che la guerra non fu contro il fascismo, la guerra fu contro l'Italia. Cioè, parliamoci chiaro, la guerra fu contro i nostri interessi, perché gli alleati gli fregavano un cacchio del fascismo, siccome che il fascismo corsava con i loro interessi, c'era fatta la guerra, c'era fatto in modo che avvenisse quello che è avvenuto, punto e basta. Questi sono stati dei fatti che tutti possono provare. Però c'è ancora gente, intellettuali vari, no, che insistono ancora a dire cose che praticamente non credono più neanche loro, perché la storia dopo tanto tempo, comunque sia, ha fatto revisione delle cose, e anche da, diciamo, da studiosi non sospetti, dicono più o meno quello che ho detto io poc'anzi, cioè nel senso che questa è la realtà dei fatti. Basta dire De Felice, ma anche Giovanni Sartori, per esempio, qualche volta anche lui dice certe cose, cioè sono costretto ad ammettere quello che è il degrado, che purtroppo loro stessi hanno creato. E io uno delle colpe maggiori di questo degrado, io lo do proprio al fascismo, cioè nel senso che il fascismo purtroppo ha prodotto gli antifascisti in servizio permanente effettivo, cioè la razza più schifosa che potesse esistere sulla faccia della terra, perché parliamo di rinnegati, di gente vile, infame, bugiarda e anche ladra, che hanno portato il paese alla situazione che oggi sappiamo. No, è così, e io quello che voglio che capiscano i nostri ascoltatori è che a noi di Accademia della Libertà ci preme fare chiarezza, cercare di comprendere realmente come sono andati gli eventi e arrivare a una capacità di analisi che sia il più obiettiva possibile. Esatto. E stiamo scoprendo con enorme difficoltà, perché immaginate bene le fonti ufficiali, come sia difficile trovarle, e inoltre purtroppo stanno venendo sempre meno le testimonianze reali, cioè purtroppo stanno passando troppi anni e le persone che hanno vissuto realmente certi periodi storici, che possiamo dire determinanti per il corso successivo degli anni, sono ormai molto anziane, se non addirittura purtroppo è passata a miglior vita. Quindi il nostro compito diventa sempre più arduo, e ripeto, per fare chiarezza e per, come dire, dare a Cesare quel che è di Cesare. E gli italiani lo stanno scoprendo, che questo periodo storico criminalizzato letteralmente, ingabbiato in questo parola a cui si è data un'accezione così negativa, cioè il fascismo,
si va a scoprire che invece le cose buone dell'Italia che hanno comportato il famoso miracolo italiano, il famoso diventare dell'Italia la settima potenza del mondo, incutere timore, ma non un timore a scopo bellico, un timore proprio di prestigio e di capacità produttive della nostra patria, risalgono tutto a riforme e pilastri alzati durante il periodo fascista. Certo. Io parlo sul lato economico, citare l'istituzione come l'IRI. No, ma scusami, volevo dirti, fai bene all'elencare quello che sto dicendo, volevo solo farti una parentesi, poi è giusto che parli tu. Quello che sto dicendo sono riassunto in due eccellenti lavori, non molti, neanche lunghi, neanche prolissi, ma lavori di che cosa? Lavori storici e non lavori storici scritti in maniera per favorire una parte politica. No, parliamo di due lavori di fatti, solo di fatti, non c'è nessun commento. Uno è Le strutture del male assoluto, si intitola, e poi sottotitolo I crimini, tra virgolette, che hanno fatto grande l'Italia, di Alberto Bernardino Mariantone, editore Herald di Roma, Herald con l'H, e l'altro invece, editore improprio di Mezzano, si intitola I danni del fascismo, ecco, in cui vengono elencate le normative di legge sociale, eccetera, che furono fatte in quel periodo. Di Alessandro Mezzano, appunto, si chiama l'autore, danni del fascismo. Ecco, io vi dico solo una cosa, voglio assicurare quelli che sono delicati, che quando sento parlare di fascismo si cominciano a inalberarsi e pensare che tutte le stronzate che non è meglio so perdere. Qui questi due lavori non sono scritti per convincere nessuno, sono scritti per persone che sanno ragionare e che vogliono capire, perché non ci sono commenti, non ci sono niente, vengono soltanto elencati dei fatti che furono fatti in quei vent'anni, sia nel senso di fatti e sia nel senso di legiferare, ecco. Uno se li guarda, è tutto documentato, è documentato sia per gli antifascisti, sia per neutrali, sia per gli antifascisti, quello che volete voi. Insomma, sono cose assolutamente scritte in maniera onesta e rispettosa. Leggete questi lavori e poi alla fine tirate le conclusioni. Questo per dire, No. Addirittura i lavori di Alessandro Mezzano, i danni del fascismo, sono anche reperibili in rete. Uno si va a leggere lì e comincia a capire qualcosa. No, hai detto bene, perché ormai abbiamo scoperto che la maggior parte delle informazioni con cui veniamo bombardati sono per la maggior parte false. Indirizzano l'opinione pubblica, diciamo, dove vogliono loro signori. E abbiamo scoperto che questa non è una tecnica, una tattica utilizzata recentemente. Anzi, questa è una tattica molto ma molto vecchia, molto ma molto antica. Sì, antichissima direi. Potrebbe sicuramente esprimere meglio questi concetti, perché qui faccio io una piccola parentesi. Molto spesso io pesco in pecchi i nostri ascoltatori, che è proprio, diciamo, un po' una mia tecnica di assimilazione delle informazioni. Le informazioni sono infinite, non possiamo essere dei tuttologhi. E io mi sto concentrando molto molto sull'analisi delle prospettive, cioè su quello che può accadere. Quindi gli eventi passati cerco di conoscerli nella migliore maniera possibile, però della tecnologia utilizzo molto l'immagazzinamento computerizzato delle informazioni, cioè la possibilità di andare a prendere tutte le informazioni di cui necessito nel più breve tempo possibile, grazie alla rete, grazie a tutti i testi di cui siamo in possesso possiamo ottenere.
E quindi ritengo che ricordare una data a memoria o un nome a memoria può lasciare il tempo che trova, perché posso avere quantunque una memoria, posso più facilmente andare a recuperare la fonte affidabile dove recuperare tutti i dati di cui necessito. Visto che confermo ai nostri ascoltatori che la mole di informazioni da elaborare in questa fase storica è impressionante, è notevolissima. Sì. Visto che, lo ripeto, il mondo sta cambiando a una velocità come mai forse prima di quest'ultimo quinquennio, si potrebbe dire, forse anche meno. Come parlavamo ieri sera, l'accelerazione che sta avendo, come ricordava il dottor Vitali, è qualcosa di impressionante. Sì. Uno spostamento da parte di Israele. Ma infatti questo qui di Israele è una notizia che adesso commentiamo, non so se tu nel frattempo hai dato un'occhiata all'articolo che ti ho mandato. Il fatto che la Russia stia imponendo a Israele, insomma, come dire, una condotta da non rompiballe, diciamo così, per essere chiari, e che Israele comunque è costretto ad accettare, perché deve accettare, altrimenti sparisce completamente, e perché Israele sa che anche se ha 400 bombe atomiche, ma non scappa, vuol dire, e poi insomma, diciamo così, tutta la dirigenza sionista, è vero che sono mezzi fanatici, tutto quello che vogliamo, ma c'è anche chi ragiona, anche a livello di intelligence, c'è chi ragiona, anche a livello di Stato Maggiore, delle forze armate israeliane, sanno che stanno a ragionare, perché sanno ragionare, e dopo la scoppola che hanno preso con il Libano 7 anni fa, gli Hezbollah, hanno capito che fare una guerra contro i paesi vicini non è più come 40-30 anni fa, in cui loro, grazie all'informazione, grazie all'aiuto, grazie anche a un'impreparazione, a un'ottusità strategica dei paesi arabi che insomma anche lì intorno, hanno avuto la meglio contro, diciamo, contro degli eserciti che pure sono superiori eccetera, ma non hanno avuto una leader incapace di guidarli a far sì che potessero vincere. Quindi Israele adesso ha capito anche che con l'Iran non può scherzare, perché l'Iran non è più un paese secondario, una sottopotenza di basso ordine, assolutamente no. Ormai l'Iran è una potenza emergente, che ha fatto notevoli progressi nel ramo scientifico, tecnico in generale, ha prodotto anche dal punto di vista della difesa armamenti di grande rispetto, gli israeliani lo sanno, e quindi sono costretti a stare buoni, perché sanno benissimo che se dovessero, per disgrazia, dichiarare guerra all'Iran, ma questo vale anche per gli americani, attenzione, si farebbero un male boia, perché lì non incontrerebbero un esercito sgangherato, impreparato come credono loro, no, lì troverebbero gente, soldati, popolazione intera, decisa a difendere il proprio paese, che anzi, al contrario di noi italiani, la loro terra, ci tengono e come, e sarebbero capaci di qualsiasi cosa, insomma, chi va lì ci rimette le penne, ma se le rimette in maniera seria. Pertanto devono starsene buone. Ecco qui il volo di Netanyahu a Mosca, che poi è stato un volo di che cosa, questo proprio diplomatico. Un volo per sapere se Israele viene garantito in qualche modo. I russi chiaramente non hanno intenzione, perché Putin non ha intenzione di mettersi contro tutti, l'ha detto chiaro e tondo, l'ha fatto capire in Siria. Però è chiaro che se Israele continua a rompere le balle oltre il livello di guardie cui ha già superato, rischia di brutto, e i russi poi a un certo punto non si possono permettere, per il capriccio di Israele, di avere guai in Siria e guai in Iran, che per loro sono due paesi fondamentali, sono un po' i loro confini avanzati, perché i russi non possono permettersi accerchiamenti. Già con i polacchi sono i ferri corti, perché i polacchi hanno fatto la stronzata di permettere agli americani di mettere le missili come anche in Ucraina. Vuol dire, i russi queste cose qui non le tollerano più, e hanno ragione adesso, perché tra l'altro, scusa un attimo, il patto di Varsavia, i russi, una volta che è finito, diciamo così, la questione di ferro, si sono ritirati
da tutti i paesi che prima avevano occupato, che avevano la loro forza armata, cioè dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Slovacchia, dalla Romania, dalla Bulgaria, insomma, sono ritirati. Ecco. Gli americani non sono ritirati. Vedi il concetto? No, non solo sono ritirati, ma non hanno nemmeno diminuito le loro forze, anzi, l'hanno aumentate. A influenzare la politica europea, eccetera, eccetera. I russi questo non l'hanno fatto. Quindi, a prova dei fatti, chi è che assume credibilità a livello internazionale? La Russia, è ovvio. E qui ecco perché gli Stati Uniti si sono creati nemici ovunque, anche al loro stesso interno. Perché una politica aggressiva come la loro, alla fine si spezza, non paga, anzi, sei perdente. Perché non puoi avere il mondo contro. No, ma ripeto, allora ci sono due cose da dire. Una in primis che gli Stati Uniti hanno cominciato delle, è da sempre che fanno, come si suol dire, delle infamità, ma in particolare con l'accordo della perestroica con Gorbaciov era previsto che non avanzasse la NATO in Europa. E invece è avanzata. Al contrario ha portato molto più avanti i confini, fino in ultimo, quando si parlava addirittura della Georgia, sarebbe proprio sotto casa, e cioè, ovviamente alla Russia non è andata bene. Ma sì, infatti la Georgia dell'agosto 2008, cioè 5 anni fa, e lì praticamente i russi hanno voluto dare un segnale fortissimo. Cioè, praticamente lì sono infranti i sogni del mondialismo israelo-americano, perché esatto. In Georgia è stato trovato anche molto materiale israeliano, e pare che abbiano catturato i russi anche alcune agende del Mossad, perché in quell'estate 2008... mangiata la Cecenia. Sì, ma nell'estate del 2008 sono successi dei fatti che un giorno qualcuno gli dovrà raccontare. Sono di fatti strani, navi con missili sono partite, sequestrate, l'Arctic Sea, delle storie molto strane che sono appena trapelate. Comunque è successo anche un fatto stranissimo e gravissimo in Russia, a 100 km da Mosca, dove è stata assalita una base archivistica del KGB, con morti, feriti, distruzione di documenti fatte da non so quale forze, e Putin che ha reagito in certo modo, è tutto l'oscuro, tutto tenuto segreto, ma comunque sono intrappolate delle informazioni. E da lì in poi, c'è stato da 2008 in avanti, praticamente c'è stata un'escalation verso il basso del strapotere israelo-americano, cioè nel senso che da allora si sono cominciati a indebolire. E con la Siria praticamente hanno perso totalmente la faccia, perché ormai la faccia l'ha persa anche la Turchia con Erdogan, che prima ha fatto doppio triplo gioco, lo sta ancora facendo, però diciamo dal punto di vista economico la guerra in Siria, il primo a rimetterci le penne è stata proprio la Turchia, perché aveva un interscambio commerciale con i siriani molto molto alto. E la politica scellerata di Erdogan, che ha permesso a dei criminali di farla degradire un paese, comunque un paese che è uno dei migliori, sono il migliore del mondo arabo, la Siria, che ha rovinato questo paese con danni collaterali per la Turchia, perché il PIL si è fermato, non è più cresciuto, e la popolazione poi turca, nella sua maggioranza, non ha voluto vedere questo comportamento di questo miserabile Erdogan adeguato agli interessi turchi, che tutti sono, ma non quello di mettersi contro Siria, anche Iran. E addirittura si parlava di un asse, Ankara, Damasco, Teheran. Poi invece alla fine era soltanto Damasco e Teheran. Se ti ricordi, si parlava di un asse, quando poi Erdogan si mise contro Israele per i fatti della flottiglia Meriva, come si chiama, lì che andava in Palestina a portare aiuti, che furono ammazzati da alcuni, diciamo, volontari turchi dalle truppe speciali israeliane lì al largo del mar, lì al largo delle coste israeliane, addirittura in acque internazionali, neanche in acque nazionali, tra l'altro. E quindi capisci? E poi Erdogan che cambia le carte in tavola, fa il ruffiano, poi dico, cioè, vuol dire, insomma, Erdogan ha perso la faccia, e il suo imperialismo
che voleva influenzare o ricalcando il vecchio impero ottomano è andato a farsi friggere, perché è una cosa anacronistica questa, no? Quella di riproporre un impero, come noi volessimo riproporre un impero romano, mamma mia, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Le voglie di grandezza turche sì. Sono state ammazzate in culla, perché sì, diciamo, l'infamata nei confronti della Siria è stata molto mal vista, quindi per riacquistare la fiducia dei propri vicini ne dovrà adesso fare di passi la Turchia. La Turchia è cambiare la dirigenza governativa. E quindi ci vorrebbe chiaramente una dirigenza che pensa bene alla nazione, ma che deve fare subito il primo passo da fare di ristabilire relazioni di fratellanza e vicinanza con la Siria, soprattutto con altri paesi del vicino Oriente. Esatto. Oltre con i propri vicini lì avanti, in maniera sincera e non in maniera falsa, ipocrita, come si stava comportando negli ultimi anni. Infatti. Anche se c'è appunto da parte della Turchia già un netto spostamento, che è il primo caso di uno Stato NATO sì. Che si rifornisce di armi cinesi e russe. Esatto. Perché quindi già c'è qualche cosa di pesante, solo che questo doppio gioco lo deve fare in maniera più pulita, meno sporca di come lo sta facendo. Inoltre, come tu hai ricordato, dopo la Georgia, proprio oggi nuove informazioni, c'è l'Ucraina che ha bloccato definitivamente l'intenzione di far parte dell'Unione Europea. Hanno fatto bene. Acconsentendo invece all'Unione Doganale Centroasiatica con Kazakistan, Bielorussia e Russia. È una cosa molto importante, perché sì, parliamo dell'Ucraina. Sì, perché l'Ucraina, tu sai che in Ucraina sono state organizzate apposta rivolte dei soliti noti. Rivoluzione colorata. Sì, non ci ricordate, i soliti noti per influenzarla e portarla sotto la sfera israelo-americana, che poi dicono che è occidentale, ma in realtà è israelo-americana. E parliamoci chiaro. Però l'Ucraina si è sottratta a questo. E questo vuol dire che la saggezza della dirigenza ucraina ha superato quelli che volevano avventure un po' solo per gli interessi loro, ma non certo per il popolo ucraino. E adesso non mi meraviglio se in questa sfera di aderire al mercato del Centro Asia possono aderire anche alcuni paesi che prima erano nel patto di Varsavia. Non mi meraviglio che domani la Romania e la Bulgaria, per esempio, ma la stessa Serbia anche, posso entrare in questo giro. E io c'è una cosa, credo che fra qualche mese ne vedremo ancora delle belle, perché... Ma credo anch'io, Paolo, perché... Vai. No, perché voglio dire, l'Occidente, allora, 100 anni fa circa, nel 19, circa 100 anni fa, cioè 94 anni fa, un certo Oswald Spengler, subito dopo la prima guerra mondiale, scrisse Il tramonto dell'Occidente, un libro profetico scritto 94 anni fa, che oggi è di un'attualità impressionante. In sostanza, che cos'ha questo Occidente? Questo Occidente che prima ha creato il comunismo, un sistema, diciamo, confacente ai propri interessi del grande capitale, è crollato il comunismo. Ma sarebbe crollato anche il capitalismo, che si regge su che cosa? Su una moneta falsa, su un debito pubblico creato ad arte con imbrogli di ogni genere, inguaiando nazioni e popoli interi, quindi la Grecia e non solo la Grecia, che comunque è fallito. E questo, alle dirigenze di certi paesi che sono usciti alla Russia, sicuramente non sono tutti scemi, della gente lì ha riflettuto su queste cose, cioè si è informata bene. Ha valutato bene le cose, cioè hanno pensato cose che non fanno in Italia, che oggi in Italia non c'è più nessuno che pensa, sono soltanto una manica di idioti. Io parlo soprattutto della dirigenza che c'è in Italia, sia a livello politico e non solo politico. E lì pensano e insomma, e stanno a trovare poi
le soluzioni più vicine al loro interesse. Quindi in Ucraina è stato fatto né più né meno questo, anche perché mettersi contro la Russia non gli conveniva. Primo. Secondo, hanno valutato tante cose. Cosa offre l'Occidente? Insomma, hanno visto come stanno le cose, hanno detto, guarda, è meglio che stiamo qui, con i nostri vicini di casa, piuttosto che stare con qualcuno che viene qua, che poi magari ci frega, come in effetti, insomma, vogliono fare. E quindi questa è anche. Però la cosa che adesso io mi aspetto, un'altra mossa, perché la Russia dia poi un colpo decisivo al sistema capitalista occidentale di prettamente di marca anglo-americana, e cioè un'integrazione anche dei paesi scandinavi. Sì, perché se tu guardi la carta geografica, già sono sull'Artico. Il russo sull'Artico, con una forza navale e militare non differente, che hanno detto gli americani sta sala larga, ci sono documenti che lo provano, e insomma hanno reagito duramente a questi fantoccioli dei Greenpeace che vanno in giro, anziché veramente difendere le cose, vanno lì non a difendere l'Artico, vanno lì sopra per i coglioni dei russi, parliamoci chiaro, perché chi li paga questi Greenpeace? Chi li paga? Vogliamo dire chi li paga o no? Scusa, è molto chiaro il discorso. E poi i russi non gli vai a dire che devono proteggere il loro ambiente, lo stanno già facendo adesso con Putin in modo particolare, lo stanno già facendo, anzi non lo facevano con Stalin, non lo fanno con Putin. Però quindi andare lì a rompere le balle, e questi qui li hanno messi un po' in guardina, adesso a qualche volta si guardano bene di mandare volontari a rompere le balle ai russi. Quindi ti garantisco che adesso i paesi scandinavi, io sono da una fonte certa che c'è un segreto avvicinamento dei russi nei confronti dei paesi scandinavi, che prima avuto dei grandi contrasti con i finlandesi, faceva una guerra nel 40, come sai, quindi, e sono delle cose che stanno risanando anche con i paesi baltici, e quindi prima o poi questi paesi entreranno ancora in zona di influenza russa, ma non che apparterranno alla Russia in senso imperiale, no, stanno lì e faranno affari con i russi, perché la Russia, non dimentichiamoci, è un enorme continente che sottoterra ha tutto ciò che ha bisogno l'umanità per espletare i suoi lavori, per i suoi bisogni, ha miniere di ogni minerale, petrolio quanto ne vuoi, c'è tutto, cioè, vogliamo capirlo questo o no? Allora, i paesi confinanti con la Russia, che prima erano satelliti sovietici, che adesso sono repubbliche indipendenti, che hanno cercato dopo l'obbligatura della caduta del comunismo, cercare così illusioni, no? Verso l'America, alla fine non hanno capito tutto quanto. Allora si ritira adesso uno dei paesi delle repubbliche ex sovietiche, mi pare Kazakistan, che aveva affittato una base agli americani, adesso gli ha detto agli americani di andarsene via, e li stanno mandando via. Kirghizistan, 2014, li stanno mandando via. La dichiarazione del presidente, perché già da due anni è una base militare ancora, perché ci sono 1000 soldati americani, sì. Ma ufficialmente è un contratto di affitto per uno scalo aereo, sì. Solo così. Sì. Non è ufficialmente più una base, sì. Ha detto comunque uno scalo aereo militari non ce ne devono essere, sì. Aprile 2014 metteremo mani a tutte le forme giuridiche che abbiamo per tutelare e salvaguardare il nostro territorio, certo. Cioè hanno detto che o con le buone o con le cattive ad aprile dovete andare a casa. Ma infatti non solo quello, ma i russi invece hanno ottenuto una base lì vicino, e i russi hanno tutta la base, questo è significativo, cioè no, è significativo, diciamo, voglio dire, e non dimentichiamoci che la Russia, da quando c'è Putin, ha cominciato a mettere mano a rinnovare tutte le sue forze armate, le sta rinnovando alla grande, guarda, ormai per quanto riguarda l'esercito di terra e l'aviazione, la Russia non ha nulla da invidiare alle forze armate statunitense. L'unico handicap è sulla marina, ma però la Russia, onestamente parlando, la marina russa è, diciamo, è la seconda al mondo, si può dire, possiamo dirlo, quindi la marina, anche la Cina ormai con la marina sta crescendo molto, quindi però anche qui i russi hanno messo mano anche qui e hanno prodotto ultimamente delle navi di grande capacità tecnica, d'avanguardia,
e hanno messo in crisi la sesta flotta del Mediterraneo con la Siria. Sono messe 10-12 navi russe e insomma gli hanno abbattuto i missili Tomahawk americani, tra l'altro dice che hanno abbattuto anche un aereo, un Raptor 22-222, cioè un aereo considerato all'avanguardia per quanto riguarda l'aviazione militare. Quindi i russi praticamente hanno dato un segnale veramente tremendo. Non solo hanno dato un segnale a due sberle americane, ma hanno anche messo a cuccio gli israeliani, perché gli israeliani hanno tentato di lanciare un missile, no? Facendo video, fare un esperimento. Questo missile è stato abbattuto anch'esso dai russi, no? In modo molto significativo, anche se poi non ho capito perché, circa neanche un mese fa, gli israeliani, è stato concesso agli israeliani di bombardare un sito di presunti missili per gli Hezbollah lì vicino all'Attakia. Non ho capito bene se è stato un bombardamento che veramente era proprio dei missili o cosa che cosa. Se lì questo, poi col tanto assenso di russi, anche siriani, anche gli israeliani, non ho nessuno, ho capito lì che è successo. Sarebbe interessante che qualcuno spiegasse quel fatto strano lì. Ma da allora però niente più si è segnalato di anomalo. In ogni modo staremo a vedere quello che accadrà. Staremo a vedere, perché la situazione è tutta da seguire, eh? È tutta da seguire. E chi manca in questo scenario internazionale in via di grandi cambiamenti e l'Europa occidentale, e in modo particolare l'Italia, che è una classe dirigente talmente asservita, ignorante e serva, asservita al cosmopolitismo più bieco e bastardo, che non si sa collocare, cioè è lì che c'era qualcuno da fare il ruffiano lì dietro. Io mi ricordo a questo punto una frase che disse l'ambasciatore russo a Parigi, quando l'Italia il 10 febbraio del 47 andò a firmare il più infame diktat che mai il paese che ha perso la guerra abbia mai firmato nella storia dell'umanità. Questo russo qui, che non mi cognome, questo diplomatico, disse: l'Italia, il solito sciacallo internazionale, pronto a cavalcare il carro del vincitore. Cioè disse sempre pronto a cavalcare il carro del vincitore. Questa è una frase detta, insomma, veramente tremenda, eh. E purtroppo è così. No, ma hai detto bene, Ubaldo, ciò che determina il mondo è comunque i soldi. Sì. I soldi. Sì. E gli Stati Uniti non ne hanno più da spendere. No, ma quelli che spendono, che stampano, hanno sempre meno valore per quelli che li dovrebbero accettare. Ed è per questo che tanti stati che al momento del crollo dell'Unione Sovietica si erano riversati nei confronti degli Stati Uniti, è perché l'avevano fatto per interesse economico. Adesso questi interessi sono venuti meno, anche nei confronti dell'Europa occidentale, perché data la situazione pessima economica in cui si trova l'Europa occidentale, non attiriamo più l'Ucraina, tutto il resto dei paesi dell'est europeo. No, ma come attirare? E di conseguenza, invece, chi ha, come dicevamo ieri, veramente cartucce da sparare, è la Cina. Sì, è la Russia. E la Russia ha mo' di garanzia in ambito militare e in ambito, perché la Russia non tanto ha, diciamo, liquidità da poter mettere sul piatto, ma la Russia ti assicura forniture di materie prime per gli anni successivi, in particolare in tutti quegli stati che hanno bisogno delle materie prime energetiche. Loro vengono, dice, te li diamo noi per 10 anni a questo prezzo. Che vuoi di più? No. Anche perché con una facilità di ferro. Ma in effetti, guarda, c'è una cosa da dirti. La Russia, o meglio, sembra che l'Italia comunque stia molto a cuore alla Russia, perché ormai è ufficiale, diventerà ufficiale questa voce, ma io ho parlato con una signora che scrive per un giornale russo, no? La Milanesi. Sì, esatto, la Milanesi, la quale ha confermato in maniera proprio sicura che Putin in ogni caso non intende mollare e lasciare in pasto Berlusconi e i giudici italiani. Che poi, parliamoci chiaro, il fatto
di Berlusconi, che viene così preso di mira, è soltanto perché è un capitalista fuori dalle norme e che comunque sia vuole fare la politica indipendente per l'Italia, anche se vuole fare gli affari suoi, però fa indipendente. E questo non va bene ai servi italiani che sono sotto padrone, e allora sotto padrone americano intendo in questo caso, e allora cosa fanno? Gli scagliano dietro a tutti i giudici, perché sappiamo benissimo che tutti i capitalisti italiani di un certo livello, tutti comunque hanno fatto dei peccati, perché pensare che l'ha fatto solo Berlusconi e che gli altri sono tutti degli agnellini, dei bravissimi, dei capaci, no? Degli onesti, per esempio la Fiat, no? Mi viene da ridere, no, mi viene da ridere proprio, cioè bisogna essere deficienti a pensare a queste cose. Infatti Putin ha preso anche per il culo certi mentre a pensare italioti, ha detto se Berlusconi era omosessuale non gli facevano niente, no, ha detto questa frase qua, cioè l'ha fatto per dire, ha fatto capire tutto, no, capisci, perché lui sa che ambiente c'è in Italia, sa tu, questi qui, l'uscio di noi hanno avuto morte e miracoli, ma scherzi, hanno decenni e decenni di spiche sotto in Italia, di rapporti, questi qui ci hanno studiati dalla Sicilia a Bolzano, cioè ci conoscono menadito e sanno benissimo com'è la situazione, com'è il polso diciamo, in Italia. E allora Putin addirittura ha offerto a Berlusconi il passaporto diplomatico, o meglio, ha offerto la cittadinanza russa sullo stesso livello che è stato fatto all'attore francese Gérard Depardieu. Non solo il passaporto russo, ma lo nominerebbe addirittura ambasciatore presso la Santa Sede. Per la Santa Sede? Eh sì, perché gli dà il passaporto, cioè, russo. Cittadino russo e più no, dico, ma guarda che... cioè, ma lo fa apposta! Capisci? Cioè, però giuridicamente lui lo può fare, uè. Tu non puoi andare ad altro paese di della cittadinanza a questo qui quando devi dare. No, quello dici, la cittadinanza la do quando voglio io. Capito? Non è che devi aspettare 5 anni, 10 anni per fare certi paesi, no? Lui lo darebbe subito per questo motivo, cioè, in effetti i russi, non mi meraviglio con domani, arriveranno in Italia con un peso più consistente di quello che non è fino adesso, cioè nel senso che scalzeranno anche da qui l'egemonia americana. E non mi meraviglio, anzi, sono convinto che anche questo è il loro obiettivo, o no? No, sono convinto anch'io. Sono convinto anche di questo. Certo è che questo Russia che, diciamo così, che si prende quel ruolo che comunque negli ultimi 20, che prima di Putin gli era stata negata per tanti versi, per via del crollo del comunismo, tante cose, era un po' nel loro DNA, perché dai tempi dello zar la Russia mirava a Mediterraneo. Non dimentichiamoci che nel 1908, quando c'è quel famoso per dire quel triste terremoto a Messina e Reggio Calabria, i primi a intervenire furono i marinai russi. Quindi voglio dire, la Russia si è guardata al Mediterraneo come un mare importante, non un mare strano, questo va detto. E poi il fatto che si sta riprendendo l'Egitto, si sta riprendendo l'Algeria, si sta riprendendo la Siria, c'è già, poi l'Iraq, e poi l'Iraq ha ricevuto 4 miliardi e mezzo di dollari di aiuto militare dalla Russia, non dimentichiamolo, e poi l'Iran che si sta piano piano si sta anche avvicinando all'Iran, cioè con una certa politica, vuol dire, e tutto questo spiazza i signori che fanno soldi sui contratti tra i popoli, insomma la politica sta cambiando, e quindi la cultura della guerra dovrà sparire faccia la terra, cioè non si può più fare una guerra per interessi propri, fregandosi altri popoli che dobbiamo massacrare per forza, non si può più, quindi c'è tutto un cambiamento di mentalità che comunque deve esserci, perché secondo me tutte le nazioni faccia la terra vanno rispettate, tutte, e tutte devono avere pari diritti e pari doveri e pari opportunità, perché altrimenti cosa serve l'ONU? Cioè l'ONU adesso è in mano ai russi e americani, con dietro Israele e i pupi inglesi e francesi, e che erano con la Cina pure, che facevano il bello e cattivo tempo, ma adesso non è più così. Non è più così. L'ONU andrebbe cambiato, ristrutturato completamente. Ecco, tutti i paesi iscritti devono avere un peso politico
decisionali sul governo del mondo. Allora sì che l'ONU diventa una cosa seria, altrimenti è una cosa infame che fa solo l'interesse di quelle pochissime nazioni che vogliono dominare il mondo. E basta. Infatti, no, è così. Io sulla base delle cose che ci siamo detti, delle analisi di oggi, voglio un giorno parlare anche con... inglobare il dottor Vitali nel nostro... Ah sì, dialogo. Ma io... Purtroppo Giorgio non può... Questa qui la male. Io ti consiglio di parlare con Giorgio anche di questo, perché sono convinto che ne avrà di cartucce da sparare in questo senso. Anzi, sarebbe interessantissimo sentire il suo parere. No, in particolare su quello che potrebbe essere davvero il futuro dell'Europa. E cerco di spiegarmi. Allora, per quello che io ho capito... Obiettivo degli americani è farla rompere l'Europa. Beh, infatti. È sempre stato l'obiettivo. Fin dai tempi di Washington. Non dimentichiamo che il primo presidente degli Stati Uniti d'America, George Washington, disse: i guai dell'Europa devono diventare vantaggi per gli americani. Esatto. Una frase che dice, loro già da allora avevano idee chiare. E non dimentichiamoci E non dimentichiamoci che Washington è una città prettamente massonica. I simbolismi che ci sono in quella città parlano molto chiaro. Basta vedere il dollaro, che c'è sul dollaro, già quello fa capire tutto. E poi Washington era un massone, insomma. No, ma appunto per questo, pensando a una futura scissione della NATO. Che cosa converrebbe veramente all'Italia con altre? Essere promotrice della volta buona di creare un esercito europeo? Dovrebbe essere così. Ubaldo, è inutile che ci prendiamo. No, deve essere così, dici tu. L'Europa deve... Ascolta, l'Europa, a sentire, l'Europa deve avere la sua forza armata, anche se direi per settore, perché vedi, l'Europa mediterranea ha altri interessi dell'Europa, diciamo, del nord, sono interessi diversi, diciamo, diciamo così, che ci deve essere un'Europa mediterranea che comprende praticamente la Grecia, l'ex Jugoslavia, l'Italia, la Francia, la Spagna e Portogallo, che dovrebbero fare una sorta politica. Poi l'Europa, diciamo così, nord occidentale e occidentale e continentale, parliamolo verso l'est, che avrebbe tutti altri interessi politici rispetto a noi dell'Europa del Sud. Questo è il punto. Quindi certamente bisogna trovare, l'Europa deve riformarsi in questo senso, con delle sfere di influenza e armonizzare un po' le cose, perché gli interessi dell'Italia non possono essere uguali a quelli della Germania, nemmeno a quelli della Polonia o del centro Europa, sono diversi, siamo sul Mediterraneo, cioè la nostra politica è un'altra cosa, è diverso. Appunto, io questo. L'Europa continentale e nord occidentale, diciamo la Germania, e praticamente devono per forza seguire quella scia verso la Russia. Ma anche se nell'Euroasia sarebbe tutta l'Europa, ma è chiaro che ci sono degli interessi, rimangono degli interessi sempre un po' differenti, ma questo non vuol dire che devono mettersi in contrasto le due cose, capito? Le due entità che potrebbero sorgere. È chiaramente uno strumento militare adeguato, meno per una parte dell'Europa, è necessario. Per esempio, se guardiamo all'Europa del sud mediterranea, e allora abbiamo una potenza nucleare che è la Francia, la quale deve giocare il ruolo di regista, no? E che abbraccia con ruolo, diciamo, con altri ruoli importanti che sarebbe fatto dall'Italia e dalla Spagna. Allora sì che diventerebbe una cosa veramente importante a questo punto, cioè nel senso che queste tre nazioni messi insieme con altri amici si potrebbe creare uno strumento militare da permettersi una politica estera adeguata ai nostri interessi, perché sappiamo benissimo che una politica estera
come si deve, se non è seguita da uno strumento militare credibile, non ha successo, cioè non ha sbocchi, no, finisci di spazio a destra contro il muro senza nulla avere. Invece con una forza militare credibile, chiaramente la politica estera può assumere aspetti tutto differenti da buona intenzione, perché buone intenzioni non bastano se poi non sono seguite dai fatti. Esatto, no, anche perché ricollegandoci davvero alla nostra storia, noi dobbiamo rivalutare i personaggi che hanno cercato di aumentare, creare un'indipendenza, una sovranità, un determinato prestigio italiano. E indubbiamente il nostro lime naturale è il Mediterraneo, certo. Cioè siamo un'isola che la dovremmo sfruttare con un'importanza nella logistica, ma una molteplicità di funzioni. Ad esempio, cito questo libro, Gli imperi del mare. Si parla, perché ricordiamo ai nostri ascoltatori che chi controlla i mari controlla i commerci e quindi controlla il mondo. Sì. Ecco perché io ripeto sempre, gli Stati Uniti vogliono il predominio totale del Pacifico e si stanno organizzando militarmente con rinnovamento totale della loro flotta nel Pacifico, con approcci di battaglia Sea Air Battle. Sì, ma anche i cinesi, sto rispondendo alla grande, anche i cinesi rispondono alla grande, quindi non so fino a che punto gli americani possono fare da padrone nel Pacifico, non credo proprio. No, loro vogliono. Vogliono un discorso. O meglio, vorrebbero, cercheranno. Sì, certo, questo sì. Per cercarlo di fare stanno abbandonando le altre zone dove stanno prendendo solo mazzate. In effetti. E l'abbiamo detto. Ma attenzione compreso però. Compreso il Mediterraneo. Ripeto, compreso il Mediterraneo. Sì, sì, qui, certo. Io te l'ho detto tempo addietro questa cosa. Sì, mi ricordo. Qui a 30 km di distanza, a 12 km in linea d'aria, io vedo tutto il Golfo di Augusta, fino ad Augusta, dove c'è attualmente ancora una base NATO. Beh, tutta la zona dell'ex raffineria ERG adesso è targata Lukoil. Cioè, e si dice che oltre ad essere una raffineria petrolifera, diverrà porto e zona di rifornimento della marina sovietica. Marina russa? Beh sì. La Lukoil, la Lukoil mica è russa. Sì. Appunto, per forza, è normale. Ma aspetta, attenzione però, nel continente americano, gli americani devono fare i conti con un'altra nazione che prima o poi dovrà per forza sfociare e mettere le basi per diventare grande potenza. Sto parlando del Brasile, che comunque cose in quel paese stanno cambiando, non è più un povero paese una volta, terzo mondo, andavi lì. Il Brasile sta cambiando. Come no? Il Brasile, ecco perché avranno da fare anche il Brasile, e anche il Brasile si sta armando fino ai denti, e quindi sì, nell'Atlantico e non solo nell'Atlantico avremo un padrone in più. Esatto. E poi vedi gli americani con il caso, si chiama Assange, WikiLeaks, no? E il caso Snowden, hanno fatto una figuraccia, devo dirti, veramente non mondiale, ma tutto il sistema solare. Cioè, nel senso che sono fuori delle cose che ha messo in crisi tutto l'apparato informatico americano, perché ormai tutti stanno prendendo contromisure in questo caso. Esatto. Per chi ci ascolta, considerate, vabbè, noi
noi lo diciamo sempre con Giuseppe, stiamo lavorando nel campo nemico, stiamo giochiamo nel campo avversario con le regole dell'avversario, perché tutta la rete è comunque monitorata. Sì, è vero, verissimo tutto. Che il sud del mondo, consideriamo che il sud del mondo si sta facendo ex novo una rete di telecomunicazioni loro. Sì. Anche i russi e i cinesi hanno fatto, stanno facendo questo. Brasile, Sudafrica, tutto il sud del mondo. Sì, sì. Quindi, cos'altro dire? Che, ripeto, anche nell'Atlantico avranno il loro bel da fare. Tu come no? Nell'Oceano Indiano c'è l'India che si sta con prepotenza affacciando. Sì, ma attenzione, l'India è aiutata militarmente anche dalla Russia, perché all'India hanno dato una portaerei ultimamente. Sì, esatto, per quello ti dico, ecco per l'importanza di questo libro, Gli Imperi del Mare. Beh, sì, ma è interessantissimo. È un libro interessantissimo. Chi è l'autore di quel libro, scusa? No, Ubaldo, è una rivista italiana di geopolitica. Ah, ho capito, sì, ho capito. Bene. Bellissimo, sono... no, è bello, è interessante sapere che in Italia circolano questi libri. Vorrei che leggessero i nostri politici quei libri lì, che non leggono un cazzo, fanno solo i froci, gli stronzi, cioè i perversi in continuazione. I nostri politici purtroppo fanno solo questo, cioè, che ormai hanno fatto diventare l'Italia una cloaca, proprio moralmente parlando, e tutto il resto. Guarda, io è così. Ma lasciamo stare, se no mi vengono poi le cose più terribili, non voglio dirle, ma sapessi, ma lasciamo perdere. Sta finendo la loro pacchia, Ubaldo, io lo dico sempre, sta finendo la loro pacchia, e non sarà tanto per meriti nostri. No. Noi dovremmo essere capaci come popolo di sfruttare quella finestra geopolitica che si sta aprendo. Punto. Per riacquistare autonomia. Che non sarà, noi non possiamo non siamo nelle condizioni di scacciarli gli americani. No. O comunque scacceremmo gli americani per metterci in bocca a qualcun altro. Invece quindi no. Non è quella proprio. Non si può fare così. Però se gli americani, come io credo e ti confermo, stiano decidendo di sbaraccare e tornarsene per concentrarsi, ripeto, sul Pacifico, perché loro hanno come pensiero fisso la crescente e, secondo me, inesorabile ascesa della Cina. Beh, è quello che è in atto. Ubaldo, tu considera che la Cina, nell'arco di 6 mesi, potenzialmente, ti sposta 300 milioni di lavoratori, 5 volte l'Italia, tutto il popolo americano, dai neonati agli 80enni compresi, ti sposta 300 milioni, non mettendo in difficoltà nessun settore suo di produzione, sposta dall'agricoltura, dove volontariamente non ha fatto aumentare i livelli di produttività, altrimenti andrebbe incontro a livelli di disoccupazione, di urbanizzazione delle coste troppo veloci, ha 300 milioni di potenziali contadini che li può spostare immediatamente nel settore militare, nel settore produttivo militare. Ah, tu pensi? Secondo me lo sta già facendo. Spesso e lo sta cosa. Già facendo nei bunker. Aldo, nei sì. bunker. Nei bunker li fanno, sì, perché sì. ovviamente non fanno più niente alla luce del sole. No, tutto sottoterra, lo so. E hanno cantieri che sono capaci di sfornare un sottomarino al mese. Sì. Ma mio figlio è stato, mio figlio me l'ha comprato, perché mio figlio è stato ospite di un ingegnere cinese della Casco, no? Che sembra la Fincantieri cinese. Ma mio figlio mi ha detto che loro in un anno possono fare 2 portaerei. Cioè, hanno questa capacità qui e poi hanno molte cose sotterranee, che lo sappiamo cosa siano, non solo, c'è una forza armata permanente in massima allerta
di 2 milioni di uomini. Ma sai che significa? La Cina, eh? E non sono forze armate secondo ordine, sono forze armate l'Italia queste qui, attenzione, quindi voglio dire armatissime, addestratissime, e si muovono, cioè, con una rapidità enorme. Addirittura anche la Cina, dal punto di vista terrestre, avionico, non teme gli Stati Uniti. Solo la Marina ha delle unità in meno, ma non che sono navi di bassa qualità, attenzione, sono navi di alta qualità, come dice, però come numero sono inferiori a quella americana, perché la marina americana è la marina più grande del mondo in assoluto, ma dal punto di vista terrestre e avionico, la Cina, guarda, ha il meglio. No, ma è così, tu, se non erro, nel punto di confine tra la Cina e gli Stati Uniti, il Pacifico è lungo 8.000 chilometri. Attualmente la Cina riesce a tenere a 500.000 chilometri di distanza dalle proprie coste la Marina, grazie agli armamenti attualmente già in... No, 500.000 chilometri. Vuol dire 5.000 chilometri, non 500.000. No, 500.000 chilometri. No, scusa. Intendo, tutto l'oceano Pacifico è 8.000 chilometri. Gli Stati Uniti sono padroni di 7.000 chilometri, fino a 1.000 chilometri dalle coste della Cina. Ho capito. Sì. La Cina ha come obiettivo nei prossimi anni far arrivare a metà Pacifico. Adesso ho capito. Con i missili che sta installando sulle città costiere e con la gittata delle proprie forze marine. Certo. E questo lo sta ottenendo sia materialmente dalla propria costa, stia costituendo il famoso filo di perle, viene chiamato. Sì. E cioè sono diversi isolotti su cui la Cina sta rivendicando la proprietà territoriale o comunque stati satelliti. E questo filo di perle va dal Pakistan, che stiamo parlando quindi proprio dall'Oceano Indiano, fino, compreso la Corea del Nord e al confine con la Russia. Quindi diciamo che tutta quella parte, la Cina attualmente riuscirebbe a evitare un avanzamento della flotta americana a una distanza di 1.000 chilometri dalle proprie coste, anche qualcosa in meno. Obiettivo della Cina nei prossimi anni è quella di allontanare sempre di più questo confine di sicurezza, cioè mettersi a distanza di 2.000-3.000 chilometri, fino addirittura ad arrivare a 4.000 chilometri, che sarebbe la metà del Pacifico. Quindi le navi americane potrebbero arrivare alla metà del Pacifico e poi come si avvicinerebbero? Sarebbero nelle condizioni di poter essere affondate. Come sì, ma la Cina già li colpisce fino a 1.500 chilometri. Con determinati... Questo è un fatto già acclarato, eh? È un fatto già in sé, già provato questo. Ne parlano le riviste specializzate di difesa, l'hanno ammesso. Quindi, questo è tutto. Va bene, caro... Figuriamoci... Se sono le cose che dice, figuriamoci allora nella realtà dei fatti cosa e a che condizione sono già. Quindi ancora per questi motivi gli Stati Uniti stanno concentrandosi su quella zona di mondo. Infatti. Bene, caro, abbiamo fatto un po' di tempo. Abbiamo fatto tanto. Dobbiamo chiudere qua l'interessante discussione sperando di dargli altri spunti che poi io vorrei che anche altri che ci ascoltano, mi sembra strano che fra chi ci ascolta non ci siano altri che possano intervenire qui. Io direi contattateci nei vostri commenti, dite, noi vi contattiamo, io ho un canale YouTube, uno mi scrive, ci contattiamo, scaricate il programma OVO che vedete e ne parlate anche voi, anzi se io vorrei, io da mesi che dico a qualcuno che sicuramente c'è, chi ne sa molto di più, e sono convinto che c'è, di intervenire, di dirci, di farci conoscere di più, no?
giusto? Questo è un appello che lo lancio un'altra volta, sperando che questa famiglia di Alba Med si allarghi, non solo in quantità ma anche in qualità, ecco. Soprattutto in qualità e competenze. Esattamente, sono di qualità. Il team working è quello che comporta la crescita di ognuno di noi. Certamente. Tante teste sono meglio di una sola. Certamente. Allora, niente, a questo punto chiudiamo, caro Giovanni, e niente, ci sentiamo presto poi anche per altre cose. Quindi ti auguro buonanotte. Bellissimo. E a presto. Ciao. E buona sovranità. Anche a te, ciao cari. Buona sovranità. Ciao.